Comunque camminare qui tra i limoni, si sente il profumo però, eh? Sì, è bellissimo. E qui vedo anche la raccolta, come si faceva un tempo, la scala rigorosamente a mano. Raccogliere in un altro modo si danneggiano i limoni, non si possono raccogliere con le macchine. Il limone è un frutto molto delicato, perché hanno gli oli essenziali esterni che non si devono rovinare, quindi diciamo si deve raccogliere così. E poi non è che c'è solo la raccolta, poi ci sono le potature, ci sono tanti lavori, non si finisce mai di lavorare. Io non lavoro il terreno con la motozappa oppure con i trattori, perché le radici hanno la possibilità di crescere anche superficialmente. Ci sono tanti lavori, non si finisce mai di lavorare. Io non lavoro il terreno con la motozappa oppure con i trattori, perché le radici hanno la possibilità di crescere anche superficialmente e sentono meglio la mancanza dell'acqua quando dobbiamo lasciarli alla secca. Guarda, questa è stata raccolta con la foglia, vedi? Sì. Adesso lo tagliamo. Intanto senti che odore. E poi lo spremi. Guarda quanto succo fa. Allora, io ti ringrazio tantissimo, Renato, perché ci hai fatto conoscere un po' meglio questo limone dell'Etna IGP. Io questo me lo porto via, però. Certo.